God bless the old lady. God bless her. Ciao a tutti amici, benvenuti su Robin Hood and the Legend of Sherwood. Oggi si continua la serie con la missione di Lady Maren a Nottingham, sempre di notte. E andiamo. Va bene, di nuovo a Nottingham. Ma vuole vedere Lady Maren. E si va. Non c'è nessun altro. Molto semplice, molto tranquillo. Andiamo. Ha rubato le parole, lo stronzo. Io e il mio flagello non attendiamo più i vostri ordini. Ma vediamo due cazzottoni un attimo. C'è altro? Cosa in c'è no. Oh. Pertinci, non mi si lascerà mai tranquillo. Che sei tu? Picchiare. Vuoi morire, sì? Salve. Via, forza. Con gioia. Te la vieni farò vedere ad assaggiare il mio flagello. Niente, non mi volete avvicinare. Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello. Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello. Sta sempre a fare le stesse cose. Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello. Ma da battuta in più? Vieni dunque. La boia. Prendi questo. Ebbene, eccomi. Eccomi. Va bene, però. Sì? Che sei tu? In guardia. Cosa c'è ancora? Cazzotto. C'è qualcuno. A chi tocca? Cazzotto. Cazzotto. Là, uno di meno. Cazzotto. Andiamo. Ok, perfetto. Voglio capire una cosa qua. Andiamo. Cazzo. In guardia. È tutto qui? Non fa male. Puzzi tu, Sang. Vaffanculo. Chi? Bravo. Hai fatto per bene. Una buona causa. Chi che lascia 500... Andiamo. Tangeri, monete, che cazzo su qua? Vabbè. Fatto. Ma sì, dai. Facciamo un po' di scombiglio. Ivala! A chi tocca? Cosa ci fa? Ci va. Tutto a posto? Te la farò vedere. Difenditi. Vieni qui. Vieni. Prendi questo. Mancato. Io e il mio flagello non abbiamo più da assaggiare il mio Vuoi flagello. Vuoi morire, sì? Oh. Eccomi. Ah. Il prezzo. Va buia in faccia. Io e il mio flagello non attendiamo più. Tu di solito c'hai i soldi. No. In questo caso no. Mi ha trovato ancora. Allora, ce la faccio a compiere tutti? Sì. Dorme. Cosa fa? Cosa ci fa? Robin Hood. Addio. Andiamo a cercare rinforzi. No! Dove vai? Ma sei scemo. Fatto. Ma è morto. No. Cosa ci fa? Non hai nessuna scelta. No, 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 via, 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 via. Un gioco da ragazza. Ma è morto. Te la farò vedere io. Ho sentito un rosso. Già bisogno di me. Bacciato. Prendi questo. Per se no. Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello. Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello. Vittoria. Sto trattenendo i miei colpi. Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello. Uzzitto, San. Che non rivedremo tanto presto. Vittoria. Come fa a non sentire? Il prossimo. Vaffanculo. Cosa c'è ancora? Robin Hood. Si parte. Proviamo per favore questi due. Pa. A chi tocca? Pa. Ok, perfetto. Non ti muova. Il prossimo. Vieni qui. Dici, non mi si lascerà mai tranquillo? Te la farò vedere io. Frigante. No. Ti sei battuto bene. La carità, mio buon signore, la carità. Avanti. Cioè, l'unico che non dovevo risparmiare, non risparmiate. Vabbè. Va niente. Ecco fatto. Mazziamo anche questo. Sfortuna della sfortuna. Addio. Si parte. Si scendiamo anche qua, va. No, non si può scassinare. Me ne occupo. Fatemi riconoscere. In guardia questo. Difenditi. Oh, oh. Ho sentito un rumore. Te la farò vedere in... Fa male. Ti sei battuto bene. Vicino di qua.
Consideralo fatto. Ho visto lei. Ma sì, è oro. Non è la mia borsa. Là, uno di meno. Arrivederci. Assaggiare il mio flagello. Vieni e battiti. Mi piace. Non c'è in questo momento stata vita dalla cena da uno sceriffo. In mattacchione. Fieri. Cavalieri neri. Che carino. Là, uno di meno. Cosa fa quello scansafatiche? Il pro. Non è possibile. Una buona cosa è fatta. Ora. Va bene. La carità, mio buon signore, la carità. Dai, su. Sì, 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 ho capito. Là, uno di meno. Affango. Sì? C'è qualcuno da uccidere? Ciao! Cosa c'è ancora? Che c'è ancora? Robin Hood, per servirvi. Ciao! Ok. C'è qualcuno da uccidere? Nascondetevi a questo punto. Calma, arrivo. E adesso che faccio? Ehi là! Sangue, trippe e budella. Fatto! Eccomi. Tu entra qua. Oh, nascosti qua dietro, è difficile che escano a vedere. Ma non se ne accorge giustamente dei corpi a terra, no? No, no. E stanno là per benghezza. Che spettacolo. Ok. Buonasera, bambina. Accomodati, in nome di Patris. Che voce strana avete, padre. Non vi siete per caso lasciato di nuovo andare più del dovuto con la deliziosa birra della vostra abbazia? Bambina mia, sarebbe prova di ben poca riconoscenza verso il creatore non saper apprezzare i frutti della terra e del nostro lavoro. È un punto di vista interessante. Non di meno la vostra voce non è mai stata così alterata. Ma voi non siete frate Tuck! Shh, calmatevi, Marian. Sono io, Robin. Robin di Locksley. Robin? Non posso crederci. Vi credevamo morto in Terra Santa. Ma dov'è allora frate Tuck? Frate Tuck sta meditando. Sì, è così, medita. Molto profondamente. Temo che dovrà meditare ancora per qualche ora. Povero frate Tuck. Vedete, Marian, era il solo modo per potervi incontrare. Lo sceriffo mi cerca. Non vuole che io reclami la mia eredità. È vero. Il vostro povero padre. Oh, Robin, che paura quando mi è stata annunciata la vostra morte. Ma cosa farete? Lo sceriffo è crudele e non accetterà mai di restituirvi le vostre terre. Dove vivrete? Ebbene, assieme ai miei amici. Ci siamo sistemati nella foresta di Sherwood e... Come? Sareste dunque voi quel bandito? Quel fuorilegge con lo sceriffo dalla caccia? Quel Robin Hood? Non turbatevi, Marian. Io e i miei compagni abbiamo giurato di rubare solamente agli uomini dello sceriffo per restituire ai poveri il denaro che gli sottrae loro. Non posso permettere che continuiate, Robin. Bisogna fare qualcosa. Sono certa che il principe Giovanni ascolterà le vostre accuse contro lo sceriffo di Nottingham. Voi dovete incontrarlo. Ma com'è possibile? Accetterà di incontrarsi con un fuorilegge? Vi aiuterò, amico mio. Il principe verrà da queste parti a giorni. Lo incontreremo insieme e io parlerò per voi. Nell'attesa, abbiate cura di voi, mio buon Robin. Adesso andatevene, prima che qualcuno scopra le meditazioni del povero Tuck. Vi contatterò io. Forza, andate! Mi siete mancata, Marian. Lo so, Robin. Ma adesso andate, fuggite, non correte altri rischi. Avete ragione. A presto, Marian. A presto, Robin! Abbi cura di te. Vabbè, sto gioco è... sto gioco è... fatto proprio bene. La carità, il buon signore, la carità! Sto gioco è fatto proprio, proprio bene. Allora, abbiamo fatto tutto ciò che è nel nostro possesso. Possiamo andarci, ne usciamo direttamente da qui. Prendiamo questa strada. Abbiamo fatto tutto. Sì, però potesta anche Kung, secondo me. Capito. Non è possibile. I commenti sono la cosa più bella di sto gioco. Cioè, a volte il commento è inutile. Ecco fatto. Appunto.
Ecco fatto. La carità, mio buon signore, la carità. Ma come un compagno nuovo? Non risparmiati 77. Un compagno nuovo, ma vaffanculo. Vabbè. Una carrozza van scortata. Ma sì, ma facciamoci questa scorta. Io, allora, per commentare qua, c'è una bella cosa. Tutti i personaggi importanti li portiamo a combattere. Sono qui. Tu prendi questo. Avete bisogno di facciamo proprio che questi tre vanno a... Vedi che prendi questo, Marrano. Cazzatissimi. Questi tre vanno a fare la missione. Così non aumentano un po' la skill. Scusa, non aumenta un po' la skill. Va. Andiamo a fare questa missione. Sì, sì, sì. Ho sentito un rumore. Mamma. Presto, ripieghiamo. Perlustrati dintorni, presto. Avete bisogno di me? Ah! Perfetto. Se vi fa piacere. Gli arcieri dietro. Se me lo chiedete così gentilmente. Fermo là. Che volete? Ebbene dunque, in guardia. Arrivederci. Oh, poveretto. Ebbene dunque, in guardia. Arrivederci. Ma certo, con gioia. Avanti, fatti sotto. Soldi, soldi, soldi. Arrivederci. Madonna che se mi sono proprio fatta apposta. Non c'è manco bisogno di ucciderli. I compagni non ti arrivano. In teoria adesso. Adesso niente perché. Ma volete combatto o no? Bella sta missione. E questa missione la faremo nel prossimo episodio. Va bene ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate e ci vediamo sul prossimo episodio di Robin Hood The Legend of Sherwood. Ciao ragazzi.